quello che ha detto Simone anche in chiesa, non aveva, diciamo, tanta necessità di scrivere, dire, raccontare, fare. Lui era un po' nei gesti, diciamo, a indicare la sua personalità e il suo modo di proseguire e di rendere felici anche le persone con le piccole cose. Io in questi anni mi sono reso conto che al di là delle parole, al di là un po' delle scritte, tutto quanto, esiste una comunicazione diversa, che è la comunicazione non verbale. Secondo me queste foto possono dare la vera espressione di quello che è Padre Fausto. Ho visto in chiesa una bellissima foto di Padre Fausto. Secondo me era una foto estremamente importante, perché aveva degli occhi che riuscivano a indicare un orizzonte, un qualcosa di lontano. E il mio pensiero è proprio questo, che Padre Fausto aveva proprio gli occhi lontani. Non si guardava mai, andava avanti, anche nelle difficoltà quotidiane. Io voglio fare un piccolo appunto. Questo qua è l'ulivo che abbiamo ricevuto dal Comitato per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli. E in questi 3 mesi mi sono assunto, diciamo, l'onere e anche l'onore di tenerlo in casa e provare ad accudirlo. Chiaramente nel periodo invernale le foglie iniziano a cadere. E allora un po', diciamo, per storicità, un po' per i nomi della mia cultura antica, della Puglia e della Sicilia, ho detto che qua bisogna fare una piccola potatura, altrimenti non si salva. E devo dire una cosa importante, settimana scorsa quando mi sono tra virgolette preparato a dire qualcosa in questa volta, perché poi non è che c'è moltissimo da dire, ho iniziato a guardare questo libro. L'ho guardato e stranamente, un po' così per magia, questo libro qua ha 2 germogli, quindi sta iniziando a germogliare. E secondo me racconta un po' Padre Fausto, perché non è vero che la morte non porta poi a buoni frutti, perché tutto quello che c'è oggi e che stiamo vedendo in questi giorni, che vedremo nel nostro futuro, è esattamente l'espressione di tutto l'impegno di questo paese e di Padre Fausto per un futuro migliore. Per sostenere il lavoro che, come viene chiamato zio Paolo, perché è mio zio, per sostenere il lavoro che ha fatto Padre Paolo nelle Filippine in questi anni. Un ringraziamento particolare va al FIME, che ha organizzato la mostra, al Comitato della Pace, che era la signora Pugli, delle chiese, che farà girare nei comuni delle chiese questa mostra, agli amici dello zio Fausto, a tutti quelli che fanno parte dell'associazione, che con questa mostra, con la vendita poi del libro, con le donazioni, l'adozione a distanza, vogliamo sostenere in pieno il progetto di Padre Fausto. Lui manca fisicamente più al popolo filippino che a noi, perché viveva là, era un italiano campionato nelle Filippine. Quello che noi ci sentiamo di fare come associazione, come fondazione, è di sostenere il suo progetto, per far capire a chi ha commesso questo terribile gesto che comunque il progetto di Padre Fausto va avanti e dobbiamo sostenerlo. Basta che guardate le immagini che ci sono, le fotografie della gente, del popolo filippino, della Camaia, dei tribali, per capire che è gente semplice e umile, e era come Padre Fausto. Per cui vi chiedo a tutti, chi ha idee, chi ha iniziative, di rivolgersi alla fondazione. Io sono solamente tramite, nel senso che la fondazione, come ho sempre detto, fa parte della comunità, e pretendo, mi piacerebbe che la comunità sostenesse la fondazione sia, ma non solamente economicamente, anche con l'appoggio vero e proprio materiale, perché chi segue l'associazione c'è sempre bisogno di la mano di tutti. Per cui io vi ringrazio di essere venuti e mi auguro che gli obiettivi che ci siamo posti come fondazione, noi siamo all'inizio, siamo alle prime armi, domani ci sarà il primo consiglio dove faremo una discussione, la prima discussione. Abbiamo bisogno di tutti proprio perché ci è capitata questa opportunità di sostenere il progetto e non sostenerlo nel migliore dei modi. Grazie a tutti.